nuovissimo video del canale ufficiale di Dragon Ball Super Card Game. Io sono Feraz ed oggi parleremo di un mazzo molto potente e che sta spopolando nel gioco competitivo. Parlo di questa bestiolina qui. Un mazzo molto molto potente che può essere personalizzato in tantissimi modi, soprattutto con i nuovi supporti che stanno uscendo in questo periodo. E pensate che ne usciranno anche altri, quindi secondo me questo mazzo da monocolore rosso penso che potrebbe diventare anche bicolore. Magari un rosso verde, grazie alle nuovissime carte dell'Expansion Set. Ma di questo ne parleremo in futuro. Oggi noi parleremo di questa versione base, che però è davvero, davvero potentissima. Prima di cominciare, però, vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e soprattutto di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nuovissimi video. Allora ragazzi, direi di cominciare parlando ovviamente del leader. È un leader non comune che si trova in Destroyer Kings. Sto parlando di Son Goku e Vegeta, un leader rosso. Ha un'abilità con attivazione principale che si può attivare solo una volta per turno, che ci permette di scartare una carta Son Goku BR rossa o un Vegeta BR rosso dalla nostra mano e di pescare due carte dal mazzo ed inoltre prendiamo una carta dall'area delle vite e la aggiungiamo alla nostra mano. Questo permette di far girare un po' il mazzo e soprattutto di perdere qualche vita per poter risvegliare il leader. Infatti l'abilità risveglio si attiva se abbiamo 4 o meno vite, ci permette di girare il leader, di pescare una carta e di attivare un'energia spossata in nostro possesso. Quindi diciamo che è un effetto molto utile. Risvegliate il leader, diventa Gogeta Super Saiyan Blue fusione perfezionata. Ha un'abilità automatica che se attacca si pesca una carta. Inoltre, durante il combattimento possiamo scegliere, ovviamente solo una volta per turno, di scartare una carta. Se abbiamo due Son Goku BR rossi e due Vegeta BR rossi nell'area degli scarti, l'avversario non può attivare più abilità contro di carte con costo di 2 o superiore, ed inoltre questa carta ottiene più 5.000 di potenza e doppio colpo fino alla fine del turno. Poi direi di parlare di Son Goku Preparazione alla Fusione, che è un'abilità automatica che ci permette, quando giochiamo questa carta, di guardare fino a 3 carte dalla cima del nostro mazzo. Scegliere o un Vegeta BR rosso oppure un Veku BR rosso da queste carte, aggiungerlo alla nostra mano e successivamente le altre carte vengono messe in fondo al mazzo nell'ordine che vogliamo noi. Ed inoltre appunto questa carta a fine turno ritorna in mano del proprietario. Poi abbiamo Vegeta Preparazione alla Fusione che ha praticamente lo stesso effetto, semplicemente però anziché ovviamente prendere o un Vegeta o un Veku, si prende o un Goku oppure un Veku. Entrambe queste carte si giocano in 4 copie e sono delle comuni di Destroyer King. Successivamente abbiamo Son Goku Super Saiyan God, colpo preventivo, che è un'abilità automatica che si attiva però se abbiamo due carte nella nostra area degli scarti. Praticamente quando giochiamo questa carta, peschiamo 5 carte dal mazzo, scegliamo o un Vegeta BR rosso o un Gogeta BR rosso e lo aggiungiamo alla nostra mano e successivamente rimischiamo il mazzo. Però questa volta, se abbiamo aggiunto una carta, dobbiamo scartarne un'altra dalla nostra mano. Poi anche un effetto attivazione principale che si attiva solo una volta per turno permette a Son Goku Super Saiyan God di ottenere più 5.000 alla potenza fino alla fine del turno. Ed inoltre, appunto, alla fine del turno questa carta ritorna in mano. Successivamente abbiamo Vegeta Super Saiyan God colpo preventivo, che è praticamente la stessa abilità automatica, solo che anziché prendere o un Vegeta o un Gogeta, si prende o un Goku oppure un Gogeta. Ed inoltre però ha un altro effetto, attivazione principale una sola volta per turno, che ci permette questa volta di far ottenere ad una carta avversaria meno 5.000 di potenza, ignorando anche barriera, quindi è un effetto molto molto utile, soprattutto per le fasi iniziali. E ovviamente alla fine del turno questa carta ritorna in mano. Poi abbiamo invece Son Goku Super Saiyan Blue Energia Armonica, che è una non comune di Destroyer Kings, ha un'abilità automatica con Fulgore 3, quindi se abbiamo tre carte scartate, che ci permette di guardare fino a 7 carte dalla cima del nostro mazzo, di scegliere una carta Vegeta BR rossa tra queste carte e giocarle in modalità spossata e successivamente ci permette ovviamente di mischiare il mazzo. Ha una versione più potente dell'effetto del Goku precedente, infatti solo una volta per turno durante la nostra fase principale questa carta ottiene più 10.000 di potenza e può attaccare anche le carte in modalità attiva, ovviamente fino alla fine del turno. Inoltre, alla fine del turno questa carta ritorna in mano. Poi abbiamo ovviamente Vegeta Super Saiyan Blue Energia Armonica. Questo Vegeta ha un'abilità simile a quella di Goku, solo che si attiva in attivazione principale, quindi non è automatica, e si attiva mettendo Vegeta spossato e poi si prendono 7 carte dal mazzo, si sceglie un Son Goku BR rosso e si gioca. Successivamente ovviamente si rimischia il mazzo. Inoltre questa carta sembra un effetto più potente rispetto a quello del Vegeta precedente, infatti è un effetto attivazione principale una sola volta per turno che ci permette di scegliere una carta combattimento avversaria e quest'ultima ottiene meno 10.000 di potenza sempre ignorando barriera. Ed inoltre questa carta ritorna in mano alla fine del nostro turno.
E qua abbiamo Vegu il debole, si gioca con Unione Fusione, quindi scartando un Son Goku BR rosso e un Vegeta BR rosso dalla mano, a costo 0. Ha un'abilità automatica che quando giochiamo questa carta non possiamo giocare altre carte con lo stesso nome, ed inoltre ha un effetto attivazione principale. Mettiamo questa carta nell'area degli scarti, se la nostra carta leader è una carta Saiyan rossa, scegliamo fino ad una carta Son Goku BR rossa e fino ad un Vegeta BR rosso dalla nostra area degli scarti e la aggiungiamo alla nostra mano. Ed inoltre poi scegliamo una carta combattimento avversaria ed essa ottiene meno 10.000 di potenza fino alla fine del turno. Successivamente abbiamo un 4x di Vegu alta pressione, si gioca sempre come il Vegu il debole, quindi con un'unione fusione, a costo 0. Questa carta può attaccare le carte combattimento in modalità attiva, quindi molto utile. Ed inoltre ha lo stesso effetto di Vegu il debole, quindi se giochiamo Vegu alta pressione non possiamo giocarne altri fino alla fine del turno. Inoltre ha un effetto attivazione principale che ci permette di scartare questa carta e di aggiungere alla nostra mano dall'area degli scarti un Son Goku BR rosso ed un Vegeta BR rosso. Qua ragazzi abbiamo il succo del mazzo, ovvero Gogeta impareggiabile guerriero della fusione. A doppio colpo si gioca con Unione Fusione, quindi la stessa abilità di prima, sempre con gli stessi Son Goku BR e Vegeta BR, solo che questa volta costa 4 energie rosse. Però peschiamo anche due carte quando attiviamo questo effetto. Questa carta però non può essere giocata da nessun'area se non abbiamo un leader Saiyan rosso monocolore. Inoltre ha un effetto che ci permette una sola volta per turno, quando questa carta attacca una carta combattimento, viene rimessa in modalità attiva e può attaccare di nuovo. Successivamente abbiamo Gogeta Super Saiyan Blue Fusione Assalto. Si gioca a costo 0 tramite l'abilità Ex Evoluzione, scartando due carte rosse dalla propria mano e mettendo questa carta sopra un Gogeta BR rosso di costo 6. A doppio colpo, un effetto continuo che permette a questa carta di non essere mai messa KO e soprattutto di attaccare le carte combattimento in modalità attiva. Ha un'abilità automatica che fa perdere due vite all'avversario facendogli scartare direttamente quando questa carta viene messa sopra un'altra carta, quindi quando viene usato Ex Evoluzione e l'avversario non ha carte combattimento nella sua area. Inoltre ha un'altra abilità automatica che ci permette, quando questa carta attacca una carta combattimento, di rimetterla attiva in modo che possa attaccare ancora. Successivamente abbiamo Son Goten assistente all'attacco, si gioca in 4x, è una super combo. Ed inoltre ha l'effetto che, appunto, a parte che dà più 10.000 come combo a costo 0, ha l'effetto che quando attiviamo una combo con questa carta, se la nostra carta leader è rossa e abbiamo 4 o meno vite, possiamo pescare una carta dal mazzo. Successivamente abbiamo il 4x di tecnica dell'immagine residua, una carta contrattacco, che a costo 1, che ci permette, se la nostra carta leader è rossa, di scegliere una carta ed essa ottiene più 40.000 di potenza fino alla fine del combattimento. Ed inoltre dopo scegliamo una carta combattimento avversaria ed essa ottiene meno 10.000 fino alla fine del turno. Inoltre un effetto con fulgore 5, quindi se abbiamo 5 carte scartate possiamo attivare l'abilità contro di questa carta perdendo una vita anziché pagare il costo in energia. Successivamente abbiamo colpo di grazia, una carta con costo 1 e attivazione principale. Praticamente se la nostra carta leader è rossa scegliamo fino ad una carta combattimento dell'avversario con potenza pari o inferiore a 20.000 e la mettiamo KO. Infine abbiamo tutto qui, una carta contro attacco di costo 1. Praticamente se la nostra carta leader è rossa annulliamo l'attacco, poi possiamo scegliere una carta rossa dalla nostra mano, scartarla e dopo che abbiamo fatto ciò diminuire di meno 15.000 la potenza di due carte combattimento dell'avversario fino alla fine del turno. Come potete vedere il mazzo è abbastanza potente, può contrastare diversi attacchi, può far scartare delle carte combattimento senza neanche bisogno di combattere ed inoltre appunto il Gogeta super raro Super Saiyan Blue Fusione Assalto è parecchio utile, ci permette di praticamente portarci la vittoria a casa. Vi dico che è necessario fare tante combo, quindi appunto le varie carte ci servono per attivare i loro effetti, raccogliere tante, ma proprio tante carte in mano, arrivare al quarto turno, giocare il Gogeta costo 6 e dopo si gioca appunto il Gogeta costo 8 con Ex Evoluzione per finire l'avversario. Quindi diciamo che è un mazzo parecchio potente che già al quarto turno potrebbe permetterci di vincere. L'unica carta con cui si può migliorare questo mazzo, che vi consiglio di utilizzare magari qualora l'aveste, è Gogeta Super Saiyan Blue combinazione critica, una carta promozionale che si trova nel gioco Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch. Vi dico solo che questa carta ha triplo colpo, quindi toglie 3 vite quando attacca, ha doppio attacco quindi può attaccare due volte ed inoltre se la nostra carta leader è una carta Gogeta BR e la nostra vita è pari o inferiore a 2, il costo di questa carta da 8 passa a 4. Vi consiglio, qualora le veste, di giocare un 2x, vi consiglio di togliere o un Vegeta preparazione alla fusione e un Son Goku preparazione alla fusione o magari l'1x di entrambi i Vegu. E niente ragazzi, il video finisce qua.
Fatemi sapere cosa ne pensate di questo mazzo, se lo avete già giocato, se vorreste giocarlo e soprattutto cosa vorreste modificare. Io vi invito a passare dai social che trovate qua sotto in descrizione, ovvero l'Instagram e il Facebook. Inoltre vi ricordo che se volete potete andare a leggere l'articolo, sempre riguardante il mazzo e tantissimi altri articoli, sul sito ufficiale di Dragon Ball Super Card Game. Inoltre potrete trovare anche le fumetterie vicino a voi e soprattutto non perdervi nessuna notizia riguardo ai tornei. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video o in un prossimo articolo. Un saluto da Feraz e da tutto il team di Dragon Ball Super Card Game.